Siamo tornati a Palazzo Manzoni, dove abbiamo di nuovo la disponibilità del dottor Enrico Motta, ma questa volta parliamo di medicina estetica. Buongiorno. Allora, l'altra volta parlavamo di mastoplastica additiva, abbiamo raccontato un po' questo tipo di intervento e siamo entrati un po' più nello specifico di questo settore. Adesso invece parliamo un po' più di prevenzione, cioè quello che si può fare prima di arrivare magari a un intervento, diciamo, un po' più invasivo. Quindi facciamo un passo indietro, cioè quello che, diciamo, dopo i 30-35 anni si può già fare per aiutare il nostro corpo, nello specifico il nostro viso, a contrastare i segni del tempo che piano piano arrivano. I trattamenti di medicina estetica per eccellenza dedicati al rallentamento dell'invecchiamento sono quelli di biorivitalizzazione, cioè tutte quelle iniezioni nel viso che contribuiscono a stimolare la propria cute a produrre acido ialuronico, collagene o ad essere più idratata. Questi elementi che si utilizzano sono l'acido ialuronico stesso, vitamine, amminoacidi, antiossidanti, eccetera, eccetera. Questo nel modo più naturale possibile. Talvolta vale anche la pena prendere in considerazione dei trattamenti di medicina estetica che sono invece curativi di una problematica, magari in modi e tempi differenti, con una finalità che è preventiva. L'esempio classico è quello della tossina botulinica. Tossina botulinica che si utilizza essenzialmente per la cura delle rughe di espressione del terzo superiore del viso, quindi contorno occhi, regione glabellare e fronte, laddove le rughe nascono a seguito dei movimenti mimici che il corpo fa abitualmente per esprimersi. Quando queste linee di espressione si tramutano in rughe vere, diventa più problematica la rincorsa alla risoluzione. Di conseguenza, talvolta vale la pena considerare il trattamento, magari anche in una fase di età apparentemente prematura, con dosaggi e tempistiche più ridotti, al fine di mantenere la condizione ottimale, non dover ricorrere poi a sistemi più aggressivi chirurgici in età avanzata. Abbiamo menzionato la parola tossina e so già che qualcuno è andato nel panico. Spieghiamola un pochino per chi non è un addetto ai lavori, nel senso, dobbiamo preoccuparci, è una cosa invece che il nostro corpo ben tollera, quali sono i rischi, le modalità, eccetera. Proviamo a spiegare per chi veramente di questo argomento non sa nulla. Si chiama tossina perché a tutti gli effetti è una tossina, è un farmaco, quindi con una sperimentazione tipica dei farmaci, lunga e veritiera e Complessa. complessa. Si chiama così perché questo farmaco deriva da una neurotossina batterica, cioè da un veleno prodotto da un batterio presente in natura. Evidentemente, nella versione farmacologica, questo veleno è assolutamente depurato e prodotto in quantità infinitesimali. La sua funzione è quella di paralisi ed è utilizzata da tanti anni per curare vere malattie del corpo che possono essere paralisi spastiche, strabismi e via dicendo. In medicina estetica se ne fa un utilizzo ponderato e limitato per dosaggi e per frequenza proprio per ridurre il vigore muscolare dei muscoli mimici, quindi muscoli pellicciali di superficie non particolarmente importanti, al fine di attenuare o prevenire quelle che sono le rughe derivanti da un eccessivo movimento legato all'espressività del viso. Quali sono, diciamo, a livello di tempistiche, se noi ci sottoponiamo a una di queste, diciamo, punture, insomma, prendiamo il caso del viso, cerchiamo di prevenire quelle che sono le famose zampe di gallina e ci sottoponiamo. Come funziona? Funziona che la paziente che ha già zampe di gallina ben strutturate o che ha una mimica abbastanza vivace, prende in considerazione l'idea di sottoporsi al trattamento ogni 6 mesi, 2 volte all'anno. Questo perché? Perché l'effetto biologico del farmaco è indicativamente di 2 mesi e mezzo, 3 mesi, 3 mesi e mezzo, dopodiché c'è un recupero completo della funzionalità muscolare, ma dovrò attendere altrettanto tempo perché il movimento mi riporti alla ruga. La paziente che diversamente fa la tossina
e ha il primo accenno di zampe di gallina, e quindi fa la tossina con una valenza che è curativa dell'inizio della ruga, ma effettivamente più preventiva, può sottoporsi tranquillamente anche al trattamento una volta all'anno ed è più che sufficiente. Quindi lascerà a riposo questi muscoli per un periodo di 3 mesi nei 12 che sono, ed è sufficiente per un buon mantenimento. Veniamo qui, facciamo questa puntura. Benissimo. Che dura? Pochi secondi. Quali sono nelle successive 12-24 ore, che cosa ci troviamo? Qual è il risultato? Il risultato è del tutto nullo nelle prime ore. La prima mezz'ora, la prima oretta posso avere un pallido gonfiore, ma è legato sostanzialmente al trauma del microago che entra nella zona di interesse, e la sciagura peggiore alla quale posso andare incontro eventualmente è quella del lividino, che è un po' lo spauracchio inevitabile della medicina estetica che passa attraverso l'ago, perché non sempre ho la possibilità di vedere il capillare al di sotto della cute. Qualche volta posso creare un piccolo lividino che si camuffa tranquillamente con il trucco. Una volta iniettata, la tossina ha un tempo di azione che impegna qualche giorno, quindi inizierà ad agire dopo 24-48 ore, mostrando un picco di attività dopo qualche giorno. Quindi la paziente esce dallo studio esattamente come è entrata, con un miglioramento della sua condizione estetica progressivo nei giorni a venire, che è anche comodo, in modo da non far smaccatamente capire agli altri che è stato fatto un trattamento. Ok, adesso lo vediamo nella realtà. Benissimo. Adesso eseguiamo un trattamento di tossina botulinica nella regione perioculare per contrastare le zampe di gallina. Può signora gentilmente strizzare l'occhio? Ecco, questo movimento continuativo nel corso della giornata porta progressivamente al formarsi delle rughettine in questa zona, che definiamo abitualmente zampette di gallina. Con la tossina botulinica, che andiamo a iniettare a circa 1,5 cm dal margine laterale dell'occhio, più o meno in questo modo, direttamente in una porzione del muscolo superficiale che circonda l'occhio, che si chiama orbicolare, andiamo a ridurne l'attività in questa zona. In questo modo, quando la sua azione sarà nel vivo, cioè fra qualche giorno, questa parte di muscolo contrarrà meno, si distenderanno le rughe e contestualmente si avrà anche un minimo di innalzamento della coda del sopracciglio. Un lato è fatto, facciamo l'altro.